siamo con il nuovo sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi. Allora, sono molto contento di avere vinto. Sono stato sostenuto da una grandissima squadra che sicuramente darà il meglio di sé e mi aiuterà a dare il meglio di me per il nostro comune. Svolta storica a Fiorenzuola, dunque roccaforte del centro-sinistra. A sorpresa i cittadini hanno cambiato rotta e puntato su Romeo Gandolfi, 49 anni, geometra, espressione di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Su 11.331 aventi diritto hanno votato 7.528 fiorenzuolani. A pesare sarebbe stato soprattutto il malcontento legato alla partita dell'ospedale di Fiorenzuola. L'ospedale deve tornare quello di prima, con i reparti che funzionano al meglio. Poi il problema più grande della nostra cittadina è sempre stata la manutenzione e il decoro, e noi abbiamo puntato tantissimo su questo, e un'altra cosa è la sicurezza. Esce sconfitto Giuseppe Brusamonti, 48 anni, imprenditore nel settore della logistica, vice sindaco nella squadra di Giovanni Compiani, con un'esperienza di 15 anni in amministrazione. Sicuramente la questione dell'ospedale ha pesato, sicuramente una campagna molto contro l'attuale amministrazione. Noi abbiamo cercato di fare delle proposte nuove. A me spiace soprattutto per le persone nuove che si sono impegnate in politica e per fare delle proposte che fossero credibili. Da domani tutte le opere che verranno realizzate saranno iscritte alla nuova amministrazione, invece le abbiamo progettate e cantierate noi, però l'importante è che vengano realizzate, che vengano fatte. Elena Rossini, 42 anni, architetto e insegnante, unica candidata donna nella rosa dei quattro che si sono presentati, soprattutto unica candidatura del Movimento 5 Stelle negli 8 comuni chiamati al voto. Un buon risultato, visto considerato che comunque è la prima volta che ci presentiamo, e quindi vabbè, siamo arrivati terzi, non ultimi almeno. Nando Mainardi, 43 anni, con Sinistra per Fiorenzuola, parla di un voto contro l'amministrazione uscente. Noi ci attestiamo su una percentuale che è tra il 10 e il 15%, in sé non è un risultato negativo, vista anche la debolezza della sinistra a livello nazionale. Noi, a differenza di tutti gli altri, ci dobbiamo guadagnare centimetro dopo centimetro sul territorio rispetto al consenso.